Lettura tratta da Goofy Nomics, post intitolato Endogenous Money for Dummies, parte 2B, sabato 8 dicembre 2012. Il regolamento dei pagamenti. Come si è detto, le riserve bancarie sono il mezzo di pagamento tramite il quale le banche commerciali finalizzano i pagamenti a favore delle controparti, sia che si tratti della stessa banca centrale, sia che si tratti di apparati della pubblica amministrazione, sia che si tratti di istituti di credito. Nel primo caso, prendiamo in considerazione, per esempio, il rimborso da parte di una banca commerciale di un prestito ottenuto dalla banca centrale. Il bilancio della banca centrale vedrà due movimenti, un meno 100 nella parte assets e un meno 100 nella parte liabilities. Il primo meno 100 deriva dal rimborso del prestito e quindi la banca centrale per forza di cose avrà un credito nei confronti del settore bancario inferiore di meno 100. Il secondo è derivante dalla diminuzione delle riserve bancarie nei conti delle banche commerciali. Le ho chiamate in maniera così generica perché la voce cambia da sistema a sistema. L'Eurosistema li chiama current accounts, ma ad esempio la Bundesbank li chiama semplicemente deposits. Vediamo che questa semplice transazione varia l'ammontare di riserve bancarie presenti nel sistema. Il bilancio della banca centrale si muove allora continuamente per via delle molteplici transazioni che fanno variare di volta in volta le varie voci del bilancio. Ogni singola azione ha delle conseguenze diverse. Tornando agli esempi, nel secondo caso che adesso vediamo, invece, possiamo prendere in considerazione il pagamento delle tasse da parte dei clienti della banca commerciale, che in questo caso trasferisce le riserve bancarie che ha nel proprio conto al conto del tesoro. E dal momento che il conto del tesoro è nella parte liabilities del bilancio della banca centrale, perché sempre del bilancio della banca centrale stiamo parlando, anche ogni transazione tra il tesoro e le banche commerciali cambia l'ammontare di riserve bancarie presenti nel sistema bancario. Non a caso ogni spostamento di fondi tra le due controparti, il tesoro e le banche commerciali, crea un potenziale problema per la banca commerciale. Il terzo caso, il più diffuso, è il caso in cui il cliente A, avente il conto in una banca A, emette un ordine di pagamento nei confronti del cliente B che detiene il conto nella banca B. Mentre la transazione tra i due clienti è completata tramite crediti e debiti nei rispettivi conti, la transazione tra banche ha un altro passaggio. Inutile dirlo, la transazione tra clienti si completa esattamente perché il pagamento è avvenuto attraverso un mezzo di pagamento
emesso da un altro agente, la banca commerciale, ed accettato dalle controparti. In questo caso, la banca A trasferisce via banca centrale le proprie riserve bancarie in favore della banca B. La tabella 3 implica quindi che la banca A, per finalizzare il pagamento, utilizzi il proprio asset, le riserve bancarie, secondo uno schema in cui l'agente gerarchicamente superiore è esattamente la banca centrale. Dato che questa è una transazione orizzontale da banca a banca, l'ammontare di riserve bancarie non cambia, ma viene solo trasferita la posizione dal conto in banca centrale della banca A al conto in banca centrale della banca B. In realtà vi sono molti altri aspetti su cui discutere riguardo all'ultimo caso, in quanto sono sempre più diffusi sistemi di compensazione offerti da istituti privati in cui non vi è nessun trasferimento di fondi, ma a fine giornata debiti e crediti vengono compensati. Lo stesso vale anche per le banche centrali, laddove la banca A è indebitata con la banca B, a sua volta indebitata con la banca A. Trattasi del semplice clearing e non vi è nessun trasferimento, ma a fine giornata debiti e crediti bilaterali si compensano. Non c'è dubbio quindi che il ruolo ultimo delle riserve bancarie sia quello di rendere sicuro e stabile il sistema dei pagamenti nazionale e internazionale, evitando che i pagamenti vengano regolati tramite promesse di pagamento di agenti privati. Difatti, ogni banca commerciale emette il suo mezzo di pagamento tramite il quale gli agenti non banca, famiglie e imprese possono regolare le proprie relazioni di debito-credito. Ma ciò che non si vede in superficie è appunto la finalizzazione che avviene nel mercato interbancario in seguito ai molteplici e continui ordini di pagamento da parte dei clienti delle banche commerciali. Il principio che guida l'attuale sistema dei pagamenti è in definitiva la gerarchia monetaria che vede al vertice la moneta di banca centrale. E questo è poi il perché chi ragiona in termini di click del mouse sbaglia. Ciò non significa negare che le banche commerciali emettano moneta, né significa negare che abbiano un potere spropositato e che viviamo in un mondo in cui la forma più diffusa di mezzo di pagamento è la moneta creditizia emessa dalle banche commerciali secondo uno schema "i prestiti creano i depositi". Significa semmai capire come tecnicamente queste transazioni avvengano e significa capire come funzionano i sistemi di pagamento. Dopotutto, se fossero come dicono i fautori del click, non esisterebbe nessuna stretta creditizia. Comunque, successivamente vedremo che una banca commerciale crea moneta al lato del prestito e si procura le riserve necessarie a finalizzare i pagamenti successivamente, come i seguaci di Caldor e di Moore sostengono, che è l'ennesimo modo di dire che la moneta è creata dalla domanda di credito e dunque è una variabile endogena. L'obbligo di emettere moneta. La banca centrale, dal momento che detiene il monopolio dell'emissione di riserve bancarie, base monetaria, ha l'obbligo giuridico di promuovere e garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento. Questo punto è spesso sottovalutato, se non dimenticato, dai cultori della materia, ma ad un'analisi attenta delle transazioni non può che essere così. Immaginate se una banca centrale si rifiutasse costantemente di emettere l'ammontare di riserve bancarie esattamente domandato dalle controparti.
Oltre che una pesante volatilità dei tassi di interesse, avremmo anche notevoli disfunzioni nei pagamenti, perché viene a mancare il mezzo di pagamento necessario dal punto di vista gerarchico. E questo lo dice tra le righe anche la BIS, che è la Bank for International Settlements, detto in inglese. Oppure in italiano Banca dei Regolamenti Internazionali, BRI. La Banca dei Regolamenti Internazionali è un'organizzazione internazionale avente sede sociale a Basilea, in Svizzera, fondata nel 1930, essa è la più antica istituzione finanziaria internazionale. Pur essendo un'organizzazione internazionale, la BRI è strutturata come una società anonima per azioni, avente un consiglio di amministrazione e un direttore generale. Tuttavia, le sue azioni possono essere sottoscritte unicamente da banche centrali o da istituti finanziari designati. Attualmente possiedono quote azionarie e sono pertanto rappresentate alle sedute dell'Assemblea Generale 60 banche centrali, tra cui la Banca Centrale Europea. Il principale scopo dell'organizzazione è promuovere la cooperazione tra le banche centrali. Al contempo, la BRI fornisce specifici servizi finanziari in qualità di banca delle banche centrali, cioè funge da banca centrale per le banche centrali che nel mondo sono azioniste della BRI stessa ed opera come agente o mandataria, trustee, nei pagamenti internazionali che le vengono affidati. Infine, la BRI rappresenta oggi un rinomato centro internazionale di ricerca in ambito finanziario, monetario ed economico. Dal settembre 2015 il presidente del Consiglio di amministrazione, Board of Directors, è l'attuale governatore della Bundesbank, Jens Widmann. E vediamo allora nelle parole, o meglio tra le righe, cosa dice la BIS, Bank for International Settlements, che in italiano si dice Banca dei Regolamenti Internazionali o BRI. Allora leggiamo: dato che il regolamento di ogni pagamento richiede un trasferimento diretto dello strumento di regolamento, i sistemi RTGS che abbiamo visto nella prima parte di questo post, i sistemi RTGS richiedono un ammontare molto superiore di questo strumento per assicurare un flusso regolare di pagamenti. Richiedono un ammontare molto superiore di questo strumento, cioè di riserve. Per garantirlo, durante il giorno molte banche centrali forniscono alle banche che partecipano a questi sistemi credito in quantità tali da far sembrare esigui i saldi overnight o i prestiti overnight da parte della banca centrale. È importante notare che i sistemi di pagamento sono le fondamenta di un sistema economico efficiente. Quindi il ruolo che la banca centrale ha in questo frangente è indispensabile ed è per questo che da secoli agiscono così. Lo riconosce anche il Board of Governors della Fed nel 1990, che si esprime in questo modo: un sistema dei pagamenti affidabile è cruciale per la crescita e la stabilità economica della nazione. Il regolare funzionamento di praticamente ogni mercato di beni e servizi dipende dal regolare funzionamento dei mercati bancario e finanziario, che a sua volta dipende dall'integrità del sistema dei pagamenti della nazione. Non a caso, quindi, ogni banca centrale fornisce le riserve bancarie domandate, contro garanzia, cioè fornisce la moneta con cui le banche regolano le loro transazioni. Esattamente per evitare sia la volatilità dei tassi che, soprattutto, difficoltà nei pagamenti interbancari. Anche questo principio ci conferma la natura endogena della moneta, in quanto la banca centrale non può sapere
l'ammontare di riserve necessarie, o meglio può prevederlo, e ci sono alcuni casi in cui lo fa abbastanza bene, come in Canada. E non può la banca centrale sapere gli eventuali deficit di liquidità che si vengono a creare. Per questo motivo fornisce la liquidità necessaria e fa in modo che sia sempre presente la liquidità necessaria in quanto questo è il suo ruolo come riconosciuto da più parti. L'obiettivo primario di ogni banca centrale è quello di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti del proprio paese. La riserva obbligatoria. Oggi si pensa unanimemente che lo scopo principale della riserva obbligatoria sia quello di facilitare il controllo dei tassi di interesse a breve termine. L'effetto stabilizzante agisce in due modi. Primo, se gli obblighi di riserva sono superiori alla domanda di saldi operativi, i quali fluttuano da un giorno all'altro, essi stabilizzano la domanda di riserve. Secondo, se gli obblighi di riserva devono essere soddisfatti solo in media con riferimento a un certo periodo, essi forniscono un tampone contro shock transitori determinati da fattori autonomi. Nota del Cavaliere Nero. La prima funzione chiave della riserva obbligatoria è quella di stabilizzare il tasso di interesse del mercato monetario. La seconda importante funzione assegnata alla riserva obbligatoria è l'ampliamento della strutturale carenza di liquidità del sistema bancario. Il bisogno delle istituzioni creditizie di mantenere riserve presso le banche centrali nazionali contribuisce ad accrescere la domanda di credito erogato dalla banca centrale, il che a sua volta consente alla BCE di pilotare più facilmente i tassi di interesse di mercato monetario attraverso operazioni irregolari di provvista di liquidità. È chiaro quindi che la riserva obbligatoria ha lo scopo di facilitare il controllo del tasso di interesse a breve termine e stabilizzare la domanda di riserve bancarie e mantenere uno stock di riserve per far fronte a fattori autonomi fuori dal controllo sia delle banche che della banca centrale. La riserva obbligatoria, peraltro, non è detto che sia uno strumento necessario, come confermano i vari casi di banche centrali che non la richiedono, ma le due più importanti banche centrali, ovvero la Fed e la BCE, richiedono il mantenimento di una riserva minima, attualmente molto bassa, con una differenza importante. La prima, cioè la Fed, concede alle banche la possibilità di inserire nel computo della riserva obbligatoria anche la moneta fisica detenuta, le banconote, mentre la seconda non lo permette. La riserva obbligatoria, come in genere il livello di riserve bancarie, non ha nulla a che fare con il cosiddetto moltiplicatore monetario, in quanto quest'ultimo è un modello che non ha nessuna attinenza con la realtà dei sistemi di pagamento e delle prassi quotidiane. Come sottolinea Binzel, nota del Cavaliere Nero, inoltre chiunque abbia lavorato nel settore crediti di una banca commerciale confermerà che la decisione di accordare un prestito non è mai presa sulla base del livello corrente di riserve in eccesso. Le riserve in eccesso possono essere scambiate sul mercato monetario e quello che conta è il loro costo opportunità.